sia un'emergenza. Ecco perché, insomma, la spinta verso su queste questioni ambientali, sulla salute di milioni di cittadini, è una scelta importante, radicale, che richiede uno sforzo e un impegno straordinario che, per la verità, fino adesso non c'è stato. Se stiamo in queste condizioni, è evidente che questo sforzo non c'è stato. Ecco, io credo che mandiamo un'altra canzone. Sì, l'artista che vi proponiamo ora è John Redbourn, che non è stato solo un grande musicista e chitarrista, ma è sempre stato anche un grande ricercatore musicale. Esponente di punta della cosiddetta scena di Canterbury, prima con il gruppo Pentangle, poi da solo, in una splendida carriera solista, si è sempre interessato alle musiche popolari del nostro continente in generale. In questo brano lo troviamo in splendida forma a riproporci una delle più antiche musiche popolari da danza della sua terra. Quindi ascoltiamo The John Redbourn Group in English Dance. Bene, adesso brevemente vorrei parlare di una cosa che ho letto e anche postato con una mia sottolineatura su Facebook. La notizia è: a Cantù una paziente non si fa toccare da un medico nero, e lui posta lo sfogo su Facebook. È successo nell'ambulatorio della Guardia Medica di Cantù. La risposta ironica sui social di Andy Nganso, il dottore in questione: "Ti ringrazio,
ho un quarto d'ora in più all'ora per bere un caffè. Sottolineiamo che adesso non so se c'è anche dopo, non mi ricordo, è un medico camerunense, quindi ha 30 anni, è un medico che si è fatto le ossa lavorando per la Croce Rossa in diversi centri di accoglienza per migranti dall'Interland milanese a Lampedusa, eppure a Cantù, nel Comasco, dove da un anno lavora per il servizio di continuità assistenziale, cioè l'ex guardia medica, e ha trovato una paziente che ha rifiutato di farsi visitare da lui. Il motivo? Il colore della sua pelle. Non era di gradimento della signora, di una sessantina d'anni, come ha poi raccontato il dottore, che ha lasciato l'ambulatorio spiegando che non si sarebbe mai fatta toccare da un medico negro, una reazione che ha suscitato la legittima indignazione di Nganso, originario, l'ho detto, del Camerun, e ormai italiano d'adozione, dato che è arrivato qui 12 anni fa, per motivi di studio, e ora vive a Sesto San Giovanni. Il medico ha affidato la sua rabbia ad un post sul suo profilo Facebook, già arrivata oltre 1800, adesso sarà 2000 like, e più di 500 condivisioni. Non ti fai toccare da un medico negro, io ti ringrazio. Così, questa è la sua risposta. Io ti ringrazio, così ho 15 minuti per bere un caffè. E qui c'è una parolaccia che gli rivolge. Ha scritto definendosi su tutte le furie e il suo sfogo è diventato in breve tempo virale, rimbalzando sulle bacheche di tutta Italia e rendendolo famoso, suo malgrado, fra le decine di persone che hanno commentato il post, e tra queste ci sono pure io, e che c'è chi gli chiede scusa a nome della paziente razzista e lo ringrazia per la sua attività quotidiana, chi sottolinea che l'ignoranza rimane la peggiore tra le malattie, e non manca qualcuno che si definisce onorato di averla come concittadino in Italia. Io ho postato questa breve nota, diciamo. La mente è come il paracadute, e questo è quello che dice Einstein. È meglio come il paracadute, è meglio che sia aperta. In ogni caso, al contrario, il rischio è o di sfracellarsi al suolo o contro la storia. Questo era quello che ho aggiunto a questo post su Facebook. Beh, anch'io parlerò di un camerunense, poeta e scrittore, ma prima un altro brano musicale. E il brano è Red Black Light di Ibrahim Malouf, che è un grandissimo trombettista libanese, diventato in breve tempo una star mondiale. Caratteristica del suo percorso musicale è la contaminazione, e questo brano ne è solo un piccolo assaggio. Ascoltiamo. Thank you.
Allora, come accennavo prima, ci fa piacere questa sera iniziare a farvi conoscere uno scrittore, un poeta africano che prossimamente ospiteremo. Il suo nome è Ngoc Ghana, è un cittadino italiano, originario del Camerun. È appunto poeta, scrittore e mediatore interculturale. Vive in Italia dagli anni 70. È direttore del Centro Interculturale Kelam di Roma. Un centro aperto al pubblico e dunque punto d'incontro per la società e punto di riferimento per le culture africane e migranti. Ha scritto vari libri e il primo libro di poesie è stato pubblicato, il primo libro di poesie in italiano è stato pubblicato nel 1989. L'ultimo suo libro, invece, sempre di poesie, è intitolato La nostra Africa. E in questa raccolta sono presenti tra i vari temi il tema della libertà, dell'identità africana, della diversità, del dialogo interculturale, che sono poi una costante della poetica di Ngoc Ghana. Abbiamo pensato di leggervi qualche poesia breve, così per cominciare a familiarizzare con l'autore. Nell'attesa che prossimamente sia lui stesso a parlarci delle sue esperienze di vita e di scrittore. La prima che abbiamo scelto si intitola Mia nonna sapeva. La diversità è naturale, la diversità è normale, la diversità è necessaria. Chi disdegna la diversità è un malato da curare. Le dita della mano sono tutte diverse, ma tutte utili in modo similare. Impariamo, guardando la mano, a convivere con le diversità. Quest'altra si intitola invece Enigma. Se ti chiedono un giorno che cosa non faresti mai, che cosa non proporresti mai, di cosa non parleresti mai, di cosa non ti aiuterebbe mai, che cosa non sosterresti mai, a che cosa non giocheresti mai? Che